Questo è sicuramente un momento importante per voi in primis, ma anche per i genitori, i parenti, gli amici che sono qui oggi e che vi hanno supportato e direi anche sopportato probabilmente per tutti questi anni, che sono sicuramente stati anni di fatiche, ma adesso è arrivato il momento di avere la ricompensa, la gratificazione, insomma, quindi questo è sicuramente un momento di soddisfazione e di bilancio per voi, quindi deve essere anche un momento per raccogliere le idee e ripartire, perché ahimè non siete arrivati, è un primo traguardo ma non siete arrivati, quindi ripartire con ancora maggior slancio, maggior entusiasmo, maggior voglia. Per alcuni di voi in realtà questo sembra solo, o può sembrare solo un passaggio intermedio, no? Coloro che proseguiranno alla laurea magistrale di fatto continuano gli studi, però anche per voi deve essere veramente un momento in cui riposarsi per un attimo, tirare il fiato, ma poi raccogliere le forze e ripartire ancora con entusiasmo e maggior sprint rispetto a prima. Per altri sicuramente lo stacco sarà più netto, coloro che invece andranno ad affrontare immediatamente il mondo del lavoro, diciamo. Sicuramente sarà un momento in cui vi dovrete trovare a mediare tra le vostre aspirazioni e desideri personali, tra magari le ambizioni dei familiari e le reali opportunità che in realtà il mondo del lavoro vi offrirà. Da questo punto di vista sapete che sicuramente il momento non è tra i più felici o facili, però sapete anche che voi partite con un certo vantaggio, siete dei laureati del Politecnico, questa già di per sé è una garanzia, avrete visto, è notizia degli ultimissimi giorni, che il Politecnico è entrato in tutte e tre le aree di cui si occupa, quindi ingegneria, architettura e design, tra i primi 20 atenei del mondo, per la classifica QS Ranking, che è una delle principali, se non la principale che esiste, e che valuta le università dal punto di vista della capacità di fare ricerca, della professionalità dei docenti, ma anche della valutazione e dell'apprezzamento che poi hanno i laureati sul mondo del lavoro. Quindi tutto questo vi consente di affrontare con una certa sicurezza la sfida che vi aspetta. Avete un ottimo background teorico, avete un metodo scientifico, uno schema mentale, una capacità di approccio progettuale alle cose che vi consente di andare tranquilli, insomma, verso il mondo del lavoro e di fare bene. Tuttavia, nel farvi ovviamente di cuore le più vive congratulazioni anche da parte del rettore, del preside della scuola, del coordinatore del corso di studio, nonché di tutti i docenti, vedete qui abbiamo una nutrita rappresentanza di professori del corso di studio in ingegneria gestionale, volevo ricordarvi un'altra cosa, dicevo prima è un traguardo, non siete arrivati, secondo me è fondamentale che non perdiate mai la voglia di continuare a imparare, a studiare, tra virgolette, che significa, secondo me, curiosare, scoprire cose nuove, avere voglia di migliorare, impararsi, quindi non smettete, qualcuno ben più accreditato di me diceva stay foolish, cioè siate curiosi, abbiate voglia di chiedervi il perché delle cose, potetevi delle domande e ovviamente cercate delle risposte con gli strumenti che speriamo di avervi fornito in questi anni e con quelli che riuscirete ovviamente poi a sviluppare e a migliorare da soli. Questa è un po' l'eredità più importante, insomma, che oltre allo schema mentale, eccetera, eccetera, che speriamo di avervi lasciato in questi primi anni di studio. Tra l'altro avrete anche l'opportunità, che non so se è una minaccia in questo momento, di rimanere legati al Politecnico comunque, perché il Politecnico offre la possibilità di continui aggiornamenti professionali, quindi workshop tematici, convegni, scuole. Da questo momento, per esempio, siete membri di diritto di fatto degli alunni Politecnico, che è l'associazione laureati del Politecnico, che propone un sacco di iniziative, trovate sui social e sul sito del Poli tutte le informazioni necessarie, quindi speriamo che possa essere un modo per rimanere affettuosamente legati, insomma, alla vostra università, anche se magari in questo momento avete voglia solo di scappare, però poi vi tornerà la nostalgia per questi anni. Ok, allora vi auguro quindi di continuare a perseguire traguardi sempre più interessanti e sempre più prestigiosi dopo questo primo step
e mi auguro che vogliate portare con voi il ricordo di questi anni, sicuramente di fatiche, ma speriamo anche di soddisfazioni e di gratificazioni, e l'orgoglio comunque di essere dei laureati del Politecnico di Milano. Complimenti. Visti gli attestati degli studi compiuti, visti i risultati degli esami di laurea, quale delegata del preside della Scuola di Ingegneria Industriale dell'Informazione, a nome del Rettore del Politecnico di Milano e in nome della Repubblica Italiana, conferisco a coloro che sono stati nominati la laurea in Ingegneria Gestionale. Essi potranno avvalersi del titolo di Dottore in Ingegneria nelle forme, con le modalità e con le responsabilità previste dalla legge. Nell'esercizio della propria attività, i laureati dovranno operare con la dignità che la professione di ingegnere comporta, ispirandosi costantemente alle conoscenze scientifiche e alla propria coscienza, senza soggiacere ad interessi, imposizioni e suggestioni di qualunque natura. Bravi, complimenti, e potete andare a festeggiare.